Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Italia. Oggi siamo su Devil Slayer Raxasi, un gioco che ho visto giocare a un mio affezionatissimo iscritto Silma, e allora me lo sono procurato, ho detto lo voglio provare. La cosa incoraggiante è che l'inglese è un work in progress, perché il resto è cinese e giapponese, per la felicità di chi vuole i giochi in italiano. Comunque, iniziamo. Allora, è un roguelike, con visuale dall'alto, molto difficile e molto particolare, che si rifà secondo me anche a quei giochi che sono i Souls-like, insomma. Si possono sfidare delle sfide, diciamo, giornaliere, oppure giocare il gioco normale, ed è quello che faremo noi, lo andiamo a provare, è una versione beta, diciamo, in early access, quindi lo andiamo un pochino a provare insieme, sperando di non fare eccessive figuracce. Impareremo i comandi, perché alla fine qua non è che ci sia molto da spiegare, se non il classico equipaggiamento e pattern d'attacco dei nemici. Vediamo anche le immagini di questa persona sotto la pioggia, vediamo che cosa accade. Vabbè, intanto vabbè, lo saltiamo. Oddio, il mio cuore fa male. Sei sveglio, meo. Ecco, stile giappo totale. Con anche questi omini in cui si vedono solo. Sei stato chiamato l'unico, il prescelto. La tua performance è stata la migliore di ogni tempo. Di sempre. Vabbè, se... Chi sono? Iniziamo, va. Quindi? Ah, ok. Mamma mia. Allora, la pressione del tasto centrale del mouse ci porta a schivare. Molto carino, mi ricorda anche un altro gioco. Allora, ok. Il lock sul bersaglio ha un indicatore. Quando ti muovi, starai orientato verso il bersaglio, insomma. La U per shiftare da uno all'altro. Ok, perfetto. Questa è una cosa importante. La J e la K, attacco 1, attacco 2. Ma io voglio usare il mouse. Però si può usare, infatti. Dodge, quando schivi per un momento sei invincibile. Perfetto. Quello, ok. Lo spazio anche. E andiamo a consumare quella barra lì. Quella in mezzo, insomma, non il cuore, non il blu. Il blu verrà consumato per il magic. Il teletrasporto è il 3, la skill 1, scusate, il tasto 2, l'item è l'1. La E per interagire, la F per shiftare tra le skill e Z, X e C. ZX per shiftare l'item. Ah, ok, la F shifti la skill, la Z e la X switchi l'item. E la C per switchare la... Mamma mia, sono tanti, 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 tanti tasti. Però va bene, dai. X, Z. E che al momento non ne ho. La skill... Vabbè, al momento ho lo Spirit Bed. Teletrasporto col 3. 2 la skill di Berserk. Vabbè, andiamo avanti. Facciamoci questo addestramento. Ok, lo spazio è un po' più bello. Non è bellissimo questo effetto, ma va bene. Salve. Sì, i disegni sono i classici disegni giapponesi. Questa funzione non è... Ah, ok, allenamento, Bosh Rush. Ok, si può andare qui. Cioè, è molto, molto figo, l'ho visto giocare, sembra di giocare proprio un Dark Souls, Bloodborne, che dir si voglia, con visuale dall'alto. Ne avevo già fatto uno simile di giochi dove c'era anche lo stealth, ma adesso purtroppo non mi ricordo il nome. Sembra che ci sia un'altra sfida. Allora, vabbè, intanto ce lo saltiamo in modo che... Vabbè, io ho la speranza che un giorno venga tradotto, credo non avrà mille testi diversi. Però ci prendiamo l'oggetto, il pendente di Giada. Ok, permette di entrare nel Magic Circle. Allora... Ma scusate, vabbè, questa è la guida. Possiamo andare a equipaggiarlo? Questo oggetto? No? Vabbè, exit opened, che non è qui. Ok, per schivare.
Anche lui schiva però. E usa anche lo scudo. Voglio usare la skill di Berserk. Ma ce l'abbiamo fatta. Con calma ce l'abbiamo fatta. Allora, abbiamo preso un orb della vitalità. Che sì, ok, ci aumenta semplicemente la vita. Non è un oggetto fisico. Va bene. Allora, qua è tutto chiuso. Andiamo avanti. No, sembra più Sekiro che Dark Souls, insomma. Però siamo sempre lì. Con queste cose un po'... Signore. Vorrei anche fare la U. Ok. No, vorrei targettare un bersaglio, ma... Che ha perso un minimo di vita, ma dovremmo farcela. Perfetto, ci sono anche queste larve che non credo siano un problema. Voglio vedere se mi posso bruciare sul fuoco, e direi proprio di sì. Quindi bisogna fare attenzione anche a quello. Questo è un nido dove praticamente vengono generate tutte queste larve, quindi vediamo di usare una skill. Vabbè, adesso ce l'abbiamo fatta. Abbiamo preso l'oro oscuro, può essere scambiato per armi nell'armeria, aumenta il massimo spirito, armatura spirito di 5, mentre è sulla persona, va bene, l'abbiamo preso, vorrei, non vorrei niente, andiamo avanti, ci servirebbe anche una cura, però, sarebbe figo fare un gioco del genere in live, l'ho fatto anche il buon Silma, sono andato infatti a vederlo dopo il gioco. Siamo quasi morti. Ma non c'è un orb che possiamo prendere per curarci. Beh, forse l'abbiamo già preso. Abbiamo usato la chiave per aprire il forziere. Abbiamo trovato una pozione magica che ristora, recupera i punti magici. Che tra l'altro non abbiamo nemmeno consumato. In alto a destra vedete la mappa del punto dove ci troviamo. Quindi non possiamo andare da nessuna parte se non tornare indietro e poi magari andare a destra. Eh sì, infatti, vediamo, ci mancano due stanze. Mannaggia! Mamma mia. Proprio al pelo ce l'abbiamo fatta. Ma tra l'altro non c'è niente da prendere, non c'è niente da per cui curarci, quindi dobbiamo fare attenzione a non andare neanche su un fuocherello, perché... ce n'è ancora uno. Uso la Berserk mod. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sperando che non ci sia più nessuno, perché... oppa, mamma mia. Cerchiamo di contare... Lo facciamo attaccare. Ok. Perché la vita è finita. Non c'è più possibilità. Cos'è questo? Niente. C'è ancora uno. Spero sia l'ultimo. Allora, lui si fa tutto il suo attacco. A quel punto contrattacchiamo noi. Gli lasciamo fare tutto l'attacco. Ok. Mamma mia. Sto diventando anche un pochino più sgamato rispetto al solito. Si è aperta una nuova stanza. Molto interessante. Cosa succederà qui? Abbiamo pochissima vita. Oh no, no ragazzi. Dal simbolino mi sembra che ci sarà il boss, presumo. Allora, abbiamo trovato una pergamena. Il 20° giorno del secondo mese di primavera. Siamo arrivati alla città. I soli cittadini che erano rimasti sono vecchi e infermi e presentano condizioni anormali. La regione è sconosciuta, quindi non sappiamo perché sono così. La città è piena di banditi di montagna. La mia investigazione è appena ended, mi sfugge, però non ho il tempo di andare a vedere. 13° giorno. Vabbè, insomma, è qua commenta, molto bello. Bella questa cosa della storia. Allora, abbiamo ottenuto sempre più pendenti di giada. Ah, ho capito, ci fa rivivere nella stanza precedente qualora dovessimo morire. Quindi, ok. E qui, scusi, lei. Uscita aperta. Ah, no, viene dopo il boss. Quindi il boss è adesso. Crazed Magistrate. Il magistrato pazzo, sperando che...
sperando che... Niente, non possiamo usare oggetti. Abbiamo usato la pozza, ma ci curava i punti vita, quindi direi che siamo belli che spacciati. E lei? Ok, siamo... Berserk mode! La vita del boss è sotto. E a breve... Upo! Beh, diciamo che stava andando anche discretamente bene. Usiamo uno dei pendenti di giada e ripartiamo, come abbiamo detto, come abbiamo intuito dalla stanza precedente. Ora sarà da capire se il boss ha la stessa vita di prima o è stata rigenerata. No, è stata rigenerata. Però al momento abbiamo più vita, quindi possiamo gestire meglio la cosa. Non abbiamo altre armi, quindi al momento dobbiamo giocarla così. Voglio capire se questi qua fanno delle cose... Ah, lo curano! Geniale la cosa, molto bello. Anche l'animazione di quando lui butta a terra qualcosa. Scusi lei. Adesso io vorrei... Mi sta dando anche discretamente fastidio. Ok, abbiamo eliminato il tizio col bastone. Aia, aia. C'è il ghiaccio in alto. Sto morendo. Cazzozza. I need to recover my... Ok. Berserk mode. No, mi continua a stordire. Ok, berserk mode. Abbiamo già metà vita. Però, con un po' di maniera... Dovremmo farcela. Lui lancia le sedie. No, va preso proprio le spalle, perché sto tizio qui è abbastanza tosto. Io direi che lo aspetto dietro quest'angolo. Ok. È quasi morto però, quindi... Olè. Non ci avrei scommesso 2 euro, 2 centesimi, 2 lire. E ce l'ho fatta. Io so che qualcuno di voi sapeva che io sarei morto. Boss, ok, preso. Abbiamo preso anche un obiettivo. Abbiamo battuto il primo boss. E abbiamo sbloccato un po' di roba. Interessante. E andiamo ad aprire. Io vi dico la verità. Trovo più soddisfacente un gioco di questo tipo, che ha delle componenti che magari io non gradisco molto, perché lo stile giapponese o piace o non piace, ma preferisco questo gioco un Diablo, perché ha una maggior, diciamo, dà maggior soddisfazione nel looting delle cose, nel senso che in Diablo si combatte 99% delle volte, si prendono oggetti al volo, non si sa neanche cosa si sta prendendo. Qua invece ci si suda la stanza e si lootano gli oggetti. Tra l'altro, niente, torniamo indietro, dove andremo ad analizzare quella che è la nostra base. Probabilmente si andrà a vedere anche l'armeria. Ah no, il battlefield. Ma qua bisogna farli tutti o possiamo anche... Ok, infatti. Scrolls, scrolls, scrolls. Clic, clic, piccola ragazza. Ah, ok. Ci sono cose da ricercare qua. Poi magari Silma si farà sentire, commenterà il video e mi spiegherà un pochino come funzionano queste cose. Praticamente abbiamo diverse scroll che possiamo trovare in giro, una sorta di cose enciclopedie, insomma, va bene. Questi invece cosa sono? Mamma, io non riesco proprio a vederle ste cose. Cioè possiamo spendere queste cose per non so bene cosa. Qua invece possiamo acquistare invece delle cose per avere dei buff. E questo invece è il vecchietto con le orecchie lunghissime. Ci permette di... Old Crown, di spendere per delle zone nuove. Ah, ok, il numero di oggetti che si possono trovare, non ho capito se nell'inventario o nel negozio. Comunque in pratica
have to spend all your souls. Ah, ok, dobbiamo spendere tutte le anime. Chiamate proprio souls. Va bene, qua prendiamo una cosa a caso. Ok, quando arriviamo al massimo ci darà una pergamena. Va bene. Ah, ok, bellino questa cosa. Allora, questa è qua dove si va? Questo è il nostro rifugio. Ma qua si comincia una nuova zona? Si combatte proprio di brutto qui. Ma questi sono con noi? No. Io li attacco per sicurezza. No, speravo di poter tornare alla base. Voglio vedere questo tizio qui. Allora, ce l'aveva con i mostri e poi ce l'ha con noi. Quindi io li lascio fare fino al momento in cui io lancio il berserk e mi incazzuolo. Allora, sta parando con lo scudo, giustamente. Questo usa l'arco. Generalmente è il primo che muore, quello con l'arco. Apriamo una cassa, prendiamo altri oggetti. Sì, devo, onestamente, è una cosa che potrei pensare anche di portare. C'è una cassa di là. Che potrei portare anche in live, perché sarebbe bello giocarlo. Ovviamente è abbastanza lunga come cosa, perché dovrò finire tutte le mappe per poter tornare diciamo, all'area principale dove posso magari acquistare roba, credo. Poi, ripeto, Silma ci ha giocato, potrà magari darmi qualche suggerimento. Però intanto ho voluto fare questo video perché, a parte che il gioco mi è piaciuto, mi ha ispirato molto e vi ho fatto anche il confronto con quello che mi piace di questo gioco rispetto a un Diablo. Ho usato la chiave. Ah, bellino! Possiamo shiftare adesso premendo 1, lanciare i fuochi d'artificio. Lo proveremo magari contro il prossimo mostro. Qua dice che c'è qualcosa qua nell'angolino, ma non capisco cosa. La cassa, forse. Però magari visto magari dal titolo uno potrebbe esserne magari non attratto, appunto, un titolo con dei caratteri anche giapponesi, raxasi, con questi caratteri così lontani dalla nostra cultura, e il fatto comunque di vedere magari anche in altri video, nei trailer, il fatto che la lingua inglese è in beta. Adesso voglio provare contro questo tizio a cavallo il fuoco d'artificio. Figo! Scusi lei, buon uomo. Sì, il cavallo non aveva colpa comunque. Padrone era deficiente. Non è colpa mia. Ce n'è ancora uno. E io proprio. Allora, non uso mai l'attacco 2, ma uso sempre l'attacco 1, che è quello più così. Il 2 invece fa questa cosa, è un fendente. Allora, la parata o così, e questo invece. Ok. Cioè, non so, l'ho chiamato fendente, ma io non è che sono uno schermidore. Cioè, allora voglio capire perché l'arciere spara attraverso la protezione qui. Attraverso io rompo le brocche. Ok, uscita aperta. Prendo Vitality Orb che mi cura un po', anche se in realtà non è che sia messo proprio benissimo. Si deve andare a sinistra. Eh sì, adesso qua c'è un forziere dove recupero altri iscritti col continuo della storia. Un pendente e poi il boss finale che probabilmente non riuscirò a battere. Il generale Nara. Eccolo lì. Ah, proprio un'arena. Peccato che non ho più il boia mondo. Vado in berserk e gliela do io una legnata. Scusi, due colpi mi ha ucciso. Però uso il pendente, torno in da io. E lo facciamo di nuovo a vita massima, ragazzi. Proviamo. Vado in berserk. Ah, ok. Non ho ancora usato il teleport, quindi non so come funzioni. Con un po' di pazienza devo spostarmi dal davanti, ricaricando un pochino magari
la mia stamina. Quello prende l'aria in corsa. Colpisce tutto quello che trova. Io però mi allontano. Ho già perso metà vita. Sì. Stare attento alla stamina. Risale velocemente, ma si consuma altrettanto velocemente. Ok. È molto importante quello che ci è stato detto nel tutorial, che usando il teleport siamo immortali, invincibili, cioè invulnerabili, come volete chiamarlo. Perché è importante, perché se lui ci sta facendo una carica e ci prende, essendo in schivata... Boh, quasi ce l'ho fatta, dai. Dai, no, adesso prometto, faccio bene. Potrei tornare indietro ed esplorare altre stanze, ma non lo farò perché abbiamo una relativa fretta di finire anche questo. Gentle Breeze. Ovviamente rimanete sintonizzati per sapere come va a finire, perché potrei anche morire e scopriremo in quel caso che cosa servirà morire del tutto. Eccolo lì. Ok, lui ha lanciato qualcosa e si è curato, tipo, vabbè. Adesso vado in Berserk. Beh, non è neanche messo malissimo. Ci ricarichiamo un po' la stamina ancora. Si cura ancora? No, va in Berserk pure lui. Olè, ce l'abbiamo fatta, però adesso la sfida col boss continua, perché... lui è sceso da cavallo, ma il cavallo ammappate. Io adesso torno dentro e avremo sicuramente lui a cavallo ancora. Eh sì, se io usassi il 3 invece. Ah, non posso essere usato in battaglia. Vabbè, riproviamoci. Riposo. Dovevo essere più tempestivo. È difficile. Me la sto anche cavando, adesso. Peccato questo colpo, ma io adesso continuo a ferirlo. Gli faccio veramente poco. Però gli ho fatto un pochino male, insomma. Ma vabbè. Ho finito i pendenti. Siamo stati uccisi da... abbiamo perso 12 anime, premi per continuare, e va bene, tanto il gioco sicuramente aveva previsto che saremmo morti. Ripartiamo dal padiglione degli spiriti, ripartiamo da qui, cioè in sintesi ripartiamo da zero. Presumo, perché... vediamo un po'. Ho voluto esplorarlo con voi perché comunque... diciamo c'era molto da spiegare. Ok, siamo qua di nuovo. Ok, no, questo è quello che abbiamo. Vuoi entrare nel portale? Eh sì, si ricomincia da capo, ragazzi. Di nuovo, da capo, come abbiamo fatto prima. È proprio un roguelike. Insomma, questo era Devil Slayer, Raxasi. Non costa tantissimo su Steam, mi pare di averlo visto a... adesso... non voglio dire una stupidata, sugli 8 euro, quindi 8 euro e 20 centesimi, quindi non è neanche tantissimo. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate, il gioco ogni volta è diverso, vedete il seed in basso, viene generato proceduralmente. E fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay, alla prossima ragazzi e ciao ciao!